Rocca d'Aspide è un comune italiano della provincia di Salerno, in Campania, che desta attenzione per tre aspetti. Prima di giungere a Rocca d'Aspide, il turista è attratto dalla panoramica che rende la località unica da un punto di vista storico. Desta molta attenzione il centro storico, dove il castello rende originale la scenografia della piazza principale. Rocca d'Aspide è conosciuto per la produzione del marrone, una particolare varietà di castagna, a cui è riconosciuto il marchio Indicazione Geografica Protetta. È il centro principale della Val Calore. Il comune è situato nel nord-ovest del Cilento e si estende lungo la valle del fiume Calore Lucano. Il centro urbano dista pochi chilometri da Salerno e a pochi passi da Paestum. Il suo territorio fa parte del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni ed autunni umidi ed estati lunghe, secche e ventilate. Si sono formulate diverse ipotesi circa l'etimologia del nome Rocca d'Aspide. La prima ipotesi sostiene che il nome della città derivi dall'aspide, serpente che era molto comune nella zona prima di diventare centro urbano. La seconda ipotesi rispecchia la sua posizione geografica, paese che si arrocca, mentre d'aspide deriverebbe da aspar, vocabolo medievale che si identifica a un palo da vigneto. Probabilmente venivano prodotti pali, essendoci un bosco in zona. Una terza ipotesi fa riferimento al nome di un rampollo della gente aspro-romana che sarebbe divenuto direttore del villaggio ai tempi dell'impero romano. La quarta ipotesi, ed è quella più attendibile, è che il nome deriverebbe dall'unione del termine rocca, che significherebbe l'originaria fortificazione attorno al quale si è sviluppato il primo nucleo urbano, col termine greco aspis, che significa scudo, difesa, e che richiamerebbe alla funzione originaria del maniero. A valle del centro storico si trova il convento francescano di Santa Maria dell'Antonio dei Conventuali Minori, costruito nel 1415. La facciata del convento presenta grandi archi a tutto sesto e volte a crociera che portano all'ingresso della chiesa e a quello del convento. Sull'architrave della chiesa è scolpito lo stemma dei francescani che porta inciso l'anno 1415. Nel XVI secolo fu superiore dell'ordine Felice Perretti, poi divenuto papa con il nome di Sisto V, che volle gli affreschi interni ed esterni realizzati da Consul Magno da Quara. Sull'ex via Giardino, ora largo Fratelli del Giudice, sorge la chiesa della Natività di Maria Santissima, edificata nel 1608 e ristrutturata nel 1750, mentre era arciprete curato Don Luca Crescella, crollata e ricostruita nella metà dell'Ottocento e dopo il terremoto del 1981. Attraverso un settecentesco portale in pietra si entra in un superbo interno a tre navate, divise da pilastri con altari barocchi in marmi policromi. La chiesa è impreziosita da una tela d'olio di 228 cm per 135 posta in alto, dietro l'altare maggiore, raffigurante l'Immacolata Concezione, ritenuta per molto tempo opera di un pittore sconosciuto e per questa ignorata e oppure dimenticata. Con il restauro disposto tra il 1987 e il 1988 emersero ipotesi secondo cui l'autore dell'Immacolata fosse appartenuto alla scuola battistelliana. Nel 1623 Tommaso Filomarino e la contessa Beatrice Guevara fondò il monastero di clausura di Santissima Elisabetta, adiacente alla chiesa della Natività, che nel 1813 divenne conservatorio di Santa Maria di Loreto. Ivi si educavano le ragazze, trasformazione voluta forse per evitare la soppressione imposta dal governo napoleonico di Gioacchino Murat. Isolato su un colle tra due valloni, a poca distanza dal paese, sorgeva il convento di Santa Maria dell'Arco, dove i carmelitani scalzi vigilavano le tombe delle famiglie nobili rocchesi. Fu saccheggiato nel 1799 e chiuso nel 1809. Il complesso inglobava una maestosa chiesa con otto cappelle e l'altare maggiore. Purtroppo le maestose mura del convento furono abbattute definitivamente negli anni 50 del secolo scorso e le pietre furono utilizzate per costruire le strade rurali del comune. La chiesa del Carmine, sita in piazza di fronte al castello, è costituita da una sola navata con un portale d'ingresso seicentesco. L'interno presenta un altare maggiore barocco in marmo policromo. Appartenente al convento di Santa Maria dell'Arco, fu detta dei morti perché si seppellirono i defunti. Nei pressi dei ruderi del convento dei Carmelitani, e precisamente in località Difesa Santa Maria, in un punto denominato Scanno, in posizione sopraelevata rispetto alla statale 166 degli Alburni, è situata una lapide incisa nella roccia, la quale fu scolpita nel 1728 per ricordare l'ultimazione della via mulattiera. Il centro storico della città di Rocca d'Aspide rappresenta la storia e conferma il grande passato glorioso che Rocca d'Aspide ha avuto nel tempo.
Lo dimostrano le architetture storiche e civili legate all'epoca classica, quando la civiltà greca ed etrusca istituirono a Roccadaspri i primi insediamenti. Alla frazione Tempalta è riconducibile la necropoli, la cui data fa riferimento al VII secolo a.C. In località Fonte, invece, sono stati ritrovati i resti di un santuario risalente al VI secolo a.C. Se le architetture civili e religiose hanno dominato durante l'epoca classica, nel Medioevo entrano in scena le vicende feudali. Vere tracce da cui si possa vincere la dinamica feudale di Roccadaspite bisogna risalire alla metà del X secolo d.C. La vera traccia medievale è scritta sui portali del centro storico, molto caratteristico, dato che si rifanno al 1600-1700. Il centro storico è molto caratteristico, con gradoni che si alternano viuzze, vicoli, archi, ma anche fontane con lavatoio come Fontana delle Chiaie. La chiesa dell'Assunta o chiesa dei Santi Patroni, Sinforosa e Getulio è la chiesa più antica del paese. L'edificio è situato nel centro storico, verosimilmente fu edificata prima dell'anno 1000 dagli scampati alla distruzione della vicina città di Paestum. Fu danneggiata nel 1943 dai bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale e in seguito restaurata. Davvero straordinaria questa veduta della piazza di Rocca d'Aspite. La prospettiva della piazza è completata dalla Fontana dei Delfini. Il Palazzo Stromillo fu edificato nel 1878, inglobando la Cappella dell'Annunziata, la quale fu per alcuni anni dei Crescella, e nel 1849 fu venduta al cavalier Maurizio Giuliani. Il monumento ai caduti rappresenta la memoria storica della città di Rocca d'Aspite, che ricorda i caduti e dispersi della Seconda Guerra Mondiale. Il monumento ai caduti è situato in piazza Mario De Marco. Quest'ultimo agente di polizia dello Stato, caduto in un attentato a Salerno il 26 agosto 1982, nell'adempimento del proprio dovere per mano di un gruppo di terroristi delle Brigate Rosse. Il monumento ai caduti è stato realizzato nel verde, è molto ampio e si trova in prossimità del castello. Ecco l'ex monastero di clausura di Santa Maria di Loreto, dove oggi è ubicata la nuova sede della stazione Carabinieri Parco di Capaccio Rocca d'Aspite, concessa in comodato d'uso gratuito dal comune di Rocca d'Aspite nella zona centrale del paese, recentemente interessata da interventi di riqualificazione architettonica. Ecco la sede del Palazzo Municipale, dove si svolge l'attività amministrativa del comune, presenti numerosi uffici, sede attrezzata da un punto di vista tecnologico. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con decreto 26 giugno 2008, ha concesso il titolo di città di Rocca d'Aspite, comprovata dalla pergamena, un titolo onorifico che rimarrà nella storia. Questo è il palazzo dove è presente la biblioteca ricca di libri di storia di Rocca d'Aspite e l'informa giovani che aiuta a trovare le risposte a tanti interrogativi. Il Comune di Rocca d'Aspite si conferma, per eccellenza, aperto al dialogo con i giovani. Il Parco della Concordia rappresenta il top della riqualificazione urbana di Rocca d'Aspite, un'area molto ampia ed estesa che consente ai giovani di trascorrere il tempo libero, di fare skateboard e altre attività sociali. Il marrone di Rocca d'Aspite è la castagna tipica per eccellenza del comune di Rocca d'Aspite. C'è la famosa panoramica dei castagneti che conduce al Monte Vesole, dove qui è possibile trovare il marrone di Rocca d'Aspite.
La forma, la dimensione e la qualità organolettica rendono il marrone di Rocca d'Aspido originale. Infatti, il marrone di Rocca d'Aspido è un marchio IGP, indicazione geografica protetta, e per le sue caratteristiche si differenzia dalle altre. È un prodotto di alta qualità enogastronomica che ne consente facilmente anche la conservazione. Tracce storiche fanno risalire la coltivazione della castagna ai tempi dei monaci benedettini. In pratica, il legno di castagno poteva essere utilizzato in tutti i settori, ma soprattutto perché dai frutti di castagno fosse possibile ricavarne la farina impiegata per la produzione del pane e la possibilità di conservarsi a lungo. A partire dall'Ottocento, a Rocca d'Aspide, le castagne di Rocca d'Aspide si sono affermate sul mercato, diventando sempre più famose fino a quando hanno ottenuto l'IGP. Il comune di Rocca d'Aspide è dotato di un'ampia area sportiva. Ecco il campo sportivo comunale San Paolo. Attualmente il Tempalte e la scuola calcio Rocca d'Aspide stanno vivendo questo momento calcistico. La memoria storica invece è rappresentata dalla prima squadra, dalla denominazione Rocca d'Aspide, che è giunta fino in promozione. Il palazzetto dello sport è riservato per altre attività sportive e convention. Tempalta, come detto precedentemente, è riconducibile alla necropoli risalente al VII secolo a.C. È nota per il carnevale di Tempaltese. Terzeria è un'altra contrada divisa in due parti, bassa e alta, dominata dal verde e dalla fauna. Sono riconducibili gli spazi di coltivazione dedicati agli ulivi, frutteti, vigneti. Numerose sono le querce. Dalla contrada d'Oie si possono ammirare i Monti Alburni, più precisamente dal Monte d'Oie. Una località ricca di verde, di natura, spicca la flora. Il turista può passeggiare per giungere al Monte d'Oie e fare passeggiate nel verde, osservare le numerose piante che ci sono. Molto carina è la piazzetta, dove i giovani si possono divertire. Carretiello dista 4 km dal medesimo comune di Rocca d'Aspide, di cui essa fa parte, presente la chiesa della Madonna del Carmelo con una piazzetta caratteristica. Il territorio ha le stesse caratteristiche delle altre frazioni, immerso nel verde, terreni ben curati, notevoli piante di olivo, ma anche i vigneti la fanno da padrone. La frazione Fonte è rinomata non solo perché è presente la sorgente Fonte, ma anche per la presenza della cappella di San Michele, situata in un bosco verde. Le minime tracce storiche risalgono al 1860, ma il culto di San Michele Arcangelo dura da molti anni.
Sempre a Fonte è presente un'altra chiesa e riguarda quella di San Giuseppe, sempre importante.